Carissimo amico, ben ritrovato. Ben ritrovato, buongiorno, buongiorno. Stamattina ho dato forfè un attimo al Vintage Club. Per godermi un attimo di tempo, per me, come al solito. Allora, ritorno un attimo ai vecchi tempi, belli, belli, importanti, della ritualità. Ci piace tanto la ritualità. Oh, precisazione dell'altro video, dell'ultimo video che ho fatto, anzi del penultimo, perché questo sarà l'ultimo. Per quanto riguarda panna crema, quello che ho utilizzato contiene il Tallow, ma oh, prodotto, faccio come il pizzaiolo sul cartonato della pizza, no? Buono, veramente ottimo, complimenti a chi li fa, che sono veramente ottimi. Allora, questa mattina mi sono preso un attimo di tempo perché oggi è quella giornata tipo mezza, sembra di essere tornati a Roma dopo la stagione estiva, sai, oddio, mo ricomincia il freddo, mamma mia il traffico, mamma mia i buchi. A proposito, spero che tu abbia visto qualche mio video pregresso dove si vedono un po' di buchette per la strada. Beh, Roma non è una buca, Roma è la grande buca. Comunque, detto questo, lasciamo perdere tanto un discorso, è un ragionamento perso. Ieri a Ciampino, mentre camminavo 40-50 all'ora, perché me la so goduta la camminata con lo scooter, mi sono trovato davanti a una piccola cunetta, ma proprio piccola, di 40 cm. Bene, sono entrato là dentro, c'era una buca di altri 40, quindi stototom, come se niente fosse, però mezza strada, lasciamala fino a che qualcuno ci muore. Morte e qualcuno c'è morto, allora se corre ripari, e vabbè, mi faccio tante domande, ma non è nel tema di oggi. Oggi di che cosa si parla? Oggi si parla, un'altra volta si affronta il discorso sapone invecchiato, sapone funziona? Allora, premetto che io quando ho aperto il canale ho iniziato a utilizzare, se non mi ricordo male, la palmolive rossa. Pensa, quella palmolive rossa lì aveva la bellezza di 20 anni. Ti sembrerà strano? È così. Perché pensa, quella la lasciò qua a casa mio padre e se la dimenticò qui. Quindi figurate un po' te che roba. Io l'ho riaperta, l'ho utilizzata pure un pochino durante militare, ma durante militare incontrai la Riverside e fu amore a prima vista, quindi di conseguenza abbandonai un attimo la palmolive. Anzi, abbandonai, la lasciai proprio a casa perché ancora non avevo questa attitudine con il pennello e con il double age. Vedi, oggi ho rifatto i baffetti, ho usato, guarda, la faccio vedere per chi volesse provare questa, una cera da baffi buona, eccola qua, fa piacere comunque sia parlarne, è la BHN Happy Time, viene fatta, se non mi sbaglio, a Giarre, a Catania, molto 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 buona. Allora, io ho pure, adesso se levo qualche cosa qua, a me casca tutto il mondo addosso. Bene, allora, discorso sapone vecchio, sapone stagionato, sapone buttato là, e beh, che quel, che quell'altro. Allora, io fino adesso, in quasi 2 anni di rasatura tradizionale, non ho mai avuto il problema della né delle muffe né del cambiamento drastico del sapone o della crema. Sinceramente no, non ce l'ho avuto, però può capitare nei casi in cui tu non conservi bene il sapone dopo l'utilizzo. Semplice e stupido è capovolgere 10 minuti il tempo che asciughi il pennello, butti l'aftershave addosso, la ciotola del sapone, scola, chiudi, basta. Capita se lasci tanta acqua dentro, quindi se tu la idrati, butti l'acqua dentro, lasci l'acqua dentro e chiudi, o se no la giri semplicemente e poi la richiudi. Là si potrebbe creare qualche casino. Allora, io il casino maggiore, una volta ho fatto un esperimento, ho preso un pennello da barba, mo peccato che non c'ho sotto mano la foto, l'ho messo dentro un cilindretto portapennello umido, l'ho lasciato là per una settimana, non ti dico che è venuto fuori, là è venuta fuori la muffa. Là è venuta perché stava in un ambiente umido, chiuso, non respirava, non si asciugava e si è formata. Però oggi voglio sfatare sto, tra virgolette, sto piccolo mito, no? Che voglio sfatare contro le leggi dell'umana comprensione, ma semplicemente ho messo mano a un piccolo campione di sapone prodotto nel 2013.
nel 2013. Allora, te faccio vedere, te lo faccio vedere bene. Occhio, te lo faccio vedere bene. Allora, vedi un po', aspetta, vediamo un po' se si vede. Allora, questo lotto qui è stato prodotto nel 2013. Ecco qua com'è, come appare. È duro, logicamente è duro, sì. Tosto. Però noi oggi proviamo a utilizzarlo e vediamo cosa ne viene fuori. Ne parliamo? Poi magari ti dico un attimo di che cosa sto parlando, eh? Metto un attimo il segreto, tipo il segreto di Stato, perché sennò poi subito tutti, vabbè, i signori che ci hanno sempre da ridì. Allora, apriamo l'acqua calda, aspettiamo un attimo, no? Oggi vado di cavallo, te lo dico subito. Ah, ok, perfetto, beh, prendo una piccola quantità d'acqua, come al solito, e la lascio qua sopra. Mentre io sto con te e chiacchiero, già il fatto che io abbia messo l'acqua, già il sapone ha rilasciato qualche sua proprietà, infatti l'acqua ha cambiato colore. Allora, io lo lascio qua, intanto faccio un piccolo bagnetto facciale, proprio piccolo. Ieri è stata divertente la giornata, perché è passato un caro amico con la ragazza, siamo fatti un bel po' di risate. Penso che sia l'unica ragazza al quale non sto antipatico, ma nel senso, non antipatico perché esprimo antipatia già a guardarmi, ma che se subisce il video mio insieme a ragazzo. Mica capita tutti i giorni. Allora, intanto io mi massaggio col mio bullfrog, mi massaggio il visetto, tranquillo. Si risente qua, tutto l'anno stanno con la motosega, non so per quale motivo, tutto l'anno con sta cacchio di motosega che gira che se tagliano non si sa perché è pieno di pini che nessuno cura, nessuno tratta, vabbè, ma sottigliezze. Ah, altra cosa che oggi uso è il rasoio. Mi ha dato un messaggio che a tanti non piace. No, scusa, scusami un attimo. Sì, sto un attimo, sto a registrare, che c'è? Sì, ciao. Sta al mercato, si sente, senti che roba, senti che veniva la frutta. Vabbè, insomma, dicevo, tanti magari orridiscono, no? Dal fatto di vedere questo rasoio lavorare, oppure parlarne, addirittura parlarne, come se fosse, che ne so, un prodotto malefico, proprio malefico. Ma certe volte chi parla non c'ha neanche competenza sul discorso affilatura. Questo permettimi di dirlo, perché quando tu mi vendi un prodotto a 200 volte di più, che è peggio di quello che adesso ti mostro, allora vuol dire che tu ce ne capisci una cippa. Allora, ti presento orgogliosamente, direttamente dalla Cina, il Gold Dollar 209. Il 209 è carino perché ha lo stencil che già a contatto con l'acqua se leva, cioè non è come il Marconi che ci ho passato almeno il Seedol e si è tolto. Questo appena lo tocchi sembra la porporina che c'hanno le farfalle sulle ali, si toglie subito. L'acciaio mi sembra diverso, mi sembra leggermente diverso perché l'ho sentito molto più duro sulla pietra. Il filo l'ha preso, non ti dico subito, ci ho combattuto molto di meno, ho lavorato pochissimo, quindi l'ho massacrato poco. La costa risulta ancora bella 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 precisa. Certo, ragazzi, lo dico sempre, non mi stancherò mai di dirlo, questo è un giocattolo, ma per chi inizia, magari si è affilato in modo corretto da una persona che ha già una certa esperienza, perché te lo dico, il master affilatore non te lo affila perché dice questo è un giocattolo, non ci perdo neanche il tempo. Però, secondo me, invece, dare possibilità a tutti quanti di provare almeno una volta nella vita la rasatura con un mano libera e poter mettere a confronto tra una lametta, tra quello, tra quell'altro, per me va bene. Manico in plastica, sempre, come vedi, è fuori geometria, già lo stesso manico è storto, in poche parole. Il profilo del rasoio invece si presenta leggermente più allineato rispetto al classico 66. Allora, detto questo, ragazzi, io inizierei. Poi sto stencil qua scritto Gold Dollar Razor, mi gusta. Allora, vado a scoramellarlo, un attimo. No, ti dicevo, essenzialmente se lo porti dal master affilatore
ti dice no, non c'ho tempo, perché comunque sia il rasoietto così, pezzo di ferro, molato, che gli hanno fatto un filo, buonanotte, non ci perde tempo perché a detta di tanti, compreso me stesso, per esempio il 66 è molto ostico, molto ostico nel prendere il filo e la maggior parte delle volte ti viene male. Ho visto gente che ha fatto la scenetta, ah no, che tagli così, che il rasoio deve tagliare, ma tagliare bene. Il discorso sulla metta a sciavetta, a me purtroppo lo sapete, no, io sono de parte, a me piace il rasoio a mano libera, non solo esclusivamente per la gestualità e ritualità, perché la sua mano libera non è soltanto ritualità e gestualità, capito? È tutto, è un tipo di rasatura differente da rasoio DE, double edge, di sicurezza, tutto in uno, tre parole per di uno, e chavette, che certe volte io stesso le mie volte lo scambiavo, sbagliavo a chiamarlo e lo chiamavo rasoio a mano libera quando non lo è. Allora, succede questo: il rasoio a mano libera richiede una certa esperienza, soprattutto per quanto riguarda il discorso del feedback nel taglio, no? Con lo chavette già è diverso. Io ho notato che l'ultima volta che l'ho utilizzato il rumore era quasi sordo, non parlava poco, mi diceva poco, mi raccontava poco. Il mano libera invece ti racconta tante cose, ti racconta come sta tagliando e nello stesso tempo ti... È come un barbiere che mentre ti fa la barba magari chiacchiera con te mentre ti massaggia il viso. Cerca di rilassarti un attimo. Molti hanno paura da questa forma così, diciamo, chiamiamola primitiva, spartana, ma effettivamente sì, c'è quell'impatto visivo, ma è come se entri dentro una barberia con un barbiere che ha 50 anni di esperienza, magari un po', non dico trascurato, però i segni del tempo si vedono, c'ha un tipo di pensiero, c'ha un salone un po' datato, lo vedi, non rinnovato nel corso del tempo, ma magari la sua mano è quella che ti farà apprezzare la rasatura tradizionale. Beh, questo è quello che voglio fare io, l'obiettivo mio è questo. Mo, detta con tutte ste parole un po' grosse, però... Ah, poi saluto un amico che mi scrive sempre nei commenti, sempre immancabile, scrive: video noioso non mi ha lasciato niente. Tu gli rispondi: video noioso non mi ha lasciato niente. Cioè, copia e incolla, questo ce l'ha su come si chiama, Word, no? Quindi quando apre il computer va là, pia, fa copia e va in colla. Cioè, facciamo, immagino che faccia così: questo video è noioso, non mi ha lasciato niente. Buongiorno pure a te, buonasera pure a te o buon pomeriggio pure a te. Io vado avanti perché sennò sono troppo lento nei discorsi. Allora, ecco il sapone, ha lasciato il suo colore, sembra riso, hanno cuoci il riso che l'acqua diventa torbida, no? Bene, andiamo a prendere questo sapone fermo da 2013. Oh mio Dio, sta lavorando dal 2013, come mai? Usciranno i funghetti, usciranno le lontre, ma ciao! A proposito, sì, sono andato molto avanti col discorso poetico, eccetera, eccetera, però dalla prossima settimana dovrebbe iniziare il podcast, quindi mi raccomando, rimanete aggiornati, poi se riesco lascio in descrizione anche il link del sito dove trasmettiamo, perché non sarò solo io, ma insieme ad altre persone. Allora, vediamo se questo sapone, fermo dal 2013, riesce a regalarmi un'emozione. Vediamo un po'. Chissà, morirò, mi trasformerò in Mario, arriverà poi Luigi a sostituirmi, che ne sai. Dal 2013, amico mio, ecco. Ah, ricominciamo, un attimo che stai a casa, picchio, se vi ha confidenza. Poi entrano dentro casa e si mette paura. Devo dire che questa profumazione, è un scusate picchio, però purtroppo stiamo a casa, che devo fa? Ah!
Azzarola, 2013, no. Stai fermo dal 2013 e funzioni ancora. Non è uno sfottò, ragazzi, perché sennò poi magari va a prendere male perché guardate il video. È semplicemente farvi capire che se le cose sono conservate bene... Picchio! Picchio! Mamma mia, oh! È una mitraglietta, senti! Bu, 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 bu. Senti, pure sopra lo chiamano Picchio, zitto! Anzi, oh, insiste, oh! Mi sta a partire, insiste! Mi sta a partire Romanascio proprio. Ah, vediamo, oh. Allora. Ma se gli fanno tutti questi rumori, però sto cane è normale che abbaiano. Allora, vediamo se taglia più che altro il rasoio, perché i peli sul braccio partono, mo vediamo. Taglio c'è, ma non è confortevole perché non è dolce, è molto ruvido. Molto ruvido, quindi questo mi fa capire che il rasoio deve incontrare la pietra nuovamente. Sì, anche perché non va in profondità. Vedi, quindi quello è il discorso, dico, se non sei capace tanto a filarlo, sì, ti viene il rasoio, taglia. Ma non te ha in profondità. Oh, ieri sera mi ha pizzicato una zanzara che era. Sembrava le zanzare che prelevavano il sangue i Tyrannosaurus. Tyrannosaurus Rex. Vedi? Allora. Mi ricorda un po' il taglio, qualcuno mi manderà a quel paese, il taglio del Dovo 101, appena comprato, è molto ruvido, non è confortevole. Vedi? Molti di voi, logicamente, quando arriva il rasoio così, no? E ne ho sentiti tanti, ma mi è toccato usare il rasoio di sicurezza per la barba. Ma te credo, perché non è affilato come si deve, cioè non è finito, è a metà dell'opera, è come se fosse stato fermo per 10 anni. Vedi? C'ha la barba di un giorno così. No, lasciamo perdere la parte del mento che è la parte un po' più ruvida. Che è successo? Ah, giustamente. Vedi, sono capace pure a fare così. E mi raccomando un'altra cosa, amico mio, quando compri il rasoio in mano libera, occhio che qua sotto deve essere lineare, non deve essere, non deve fare un ponte, perché se fa il ponte è in sorriso, so dolori. Il rasoio è molto più duro rispetto all'altro, al classico 66, è molto più duro. Vedi? E questo è il problema di quando compri o un Gold Dollar o un... Allora, questo rasoio adesso più di qua non va. Vedi? Vedi la barba? Ipoteticamente neanche, vedi, non c'ho un taglio profondo, ma non mi ha irritato. Strana sta cosa.
Vedi, continua a prendere, ma prende perché il filo è grossolano, quindi è molto grande e non riesce ad andare in profondità. E quello è il trucchetto che usa la lametta, no? La lametta perché va in profondità? Perché è molto fine. Quindi ora mi do una bella insaponata. E vado con la seconda e vediamo che succede. Contropelo non lo faccio, ci pensa proprio. Ecco, sapone fermo dal 2003, dal 2013, scusa. Se no io allungo la data di scadenza. Ottima fragranza, mi piace. Continuerò a mandare un messaggio come se ci fosse un domani. Vedi, qualche cosina ancora prende, ma più di questo non va. C'ho Vicchio oggi che sta nervosito, ce l'ha con tutti, oh. No, dice poi il sapone ti protegge, no, ma è scherzo. I saponi sono tutti uguali, tutti la stessa cosa. Sì, sì, dice Orta. Qua sono ruvido, ecco qua che succede quando il rasoio non è affilato bene. Questo è molto più duro rispetto al classico 66. Vediamo un po' dove sta il 66. Così utilizziamo un metro di paragone. Ecco. Sta meglio, ecco qua, eccolo. Allora, soltanto sta zona qui ti faccio vedere come, vediamo se va in profondità. 66 è il classico. Pronto?
Guarda un po' che continua a prendere. Vedi quello che ti dico, non so. A Roma si chiamano fregnacce, no? Guarda, pure qua. Quindi, bisogna farsene una ragione, già. D'altronde è questo, certi non te lo affilano perché non so capaci, perché non è facile capire quando è pronto questo. Te trai in inganno. Ma qua ci avrebbe un bel controvelo, ma me la faccio crescere. Così magari settimana faccio un altro bel video. Cerco di affilare questo col dollar, il 209, e vediamo che succede. Allora, per quanto riguarda il nostro sapone, eccolo qua. Dopo che è stato fermo un po' di minuti, parecchi minuti, perché è stato fermo veramente tanto, eccolo qua. Ecco qua. Questo è il sapone fermo dal 2013. Boh, dimmi te. Vabbè, andiamo a sciacquare tutto. Mia gestualità nello sciacquare il pennello, come dico sempre. Lo faccio sempre così, eh. Senza far troppa forza. Giri. Ok. A posto. Mi sciacquo il viso, è già per fare. Eccoci qua, quindi spero che questo video un po' lunghino, no? Perché è stato un po' lunghetto, ti abbia fatto capire qualche cosa in più sul discorso mai affilato, sbaglio io o il rasoio di mano libera è proprio così, così ruvido? No, ti hanno affilato male. Ma qualcuno modierà, ma me ne sbatta altamente. Acqua balsamica, perché comunque sia è stato molto greve questo rasoio, proprio ignorante, e ci metto un po' di acqua balsamica in modo tale che ci posso mettere sopra poi un aftershave, e c'ho il baffo che mi tira in avanti, vedi? Sto baffo mi tira in avanti, che è rimasta la cera. A me non lo so, mi piace più al naturale, che te devo di, che te devo di. Ecco qua, allora, fatto. Ci mettiamo un goccetto di Figaro Blu, giusto per. Ah, mamma che spettacolo, questo me lo porta al mare. Questo me lo porta al mare. Fatto. Allora, sbarbata classica effettuata, mi sono divertito. Anche se la soia ancora presenta delle difficoltà. Perché le presenta? Non so, ipocrita, di oh, che bello sbarbato che mi sono fatto, oh, sono bravo. No, no. È bello anche capire, far capire a chi inizia il rasoio, quando è che taglia o quando taglia che fa pena. Perché c'è, ripeto, purtroppo c'è della gente che pensa di sapere affila e t'appioppa il rasoio e poi non taglia una cippa. E quando non taglia la cippa, chi ci rimette? Ci rimetti tu, perché dici ammazza e zozzeria che è sto coso. Non mi piace. Non mi piace. Invece se tu provi un rasoio comunque sia affilato, con umiltà,
da tante persone, magari lo provi e te innamori. Te lo posso garantire. So, io l'esempio eclatante, a me quando mi è stato regalato il primo mano libera l'ho tenuto nel cassetto per 10 giorni, dopodiché piano piano ho cominciato ad utilizzarlo. Se guardi i video giù in fondo vedrai quanto ero impedito e quanto sono impedito ancora io con rasoio a mano libera. Ma ripeto, ti volevo far capire che certe volte usiamo dei rasoi che non sono affilati correttamente oppure hanno il segno del tempo. Quindi sul filo del rasoio c'è dell'ossido che va a creare spessore, perché il filo del rasoio è fatto in questa maniera. Tu considera affilato male o cose varie, magari diventa un po' più cicciotto. Non riesce ad andare in profondità, è normale. È normalissimo. Quindi ti invito, se hai riscontrato uno di questi casi, soprattutto il taglio non profondo e come se avessi a barba d'un giorno, ad affilarlo meglio come finitura, prova a vedere lì e a riprovare un'altra volta la sbarbata. Vedrai che quando raggiungerai il comfort del primo passaggio te innamori profondamente di questo strumento. Vabbè, detto questo, mo ho chiacchierato pure tanto, ragazzi, sono fatte 10 e mezza, ammazza, sto un tempo, pensavo che avessi fatto più tardi. Faccia completamente ghiacciata, Figaro blu lo metto nei mentolati che a me piacciono, insieme anche al Vito Size, che è solo mentolo. C'è una nota agrumata di pompelmo che è micidiale, ti invito a provarlo. Permette, mi faccio un attimo di pubblicità io. Sotto in descrizione c'è il link del sito mio. Al di là dell'acquisto, guarda un pochetto che prodotto è, con che si può abbinare. Io dico che il mentolo va bene con qualsiasi tipo di, pensa te ci metti o snack bite come sapone, o ci metti in palmolive, o ci metti la sotto zero, che è meno mentolata, cioè nel senso, mentolo ce l'ha, ma non c'ha sta potenza come lo snack bite, che per me è il primo in assoluto di quelli che ho provato, che veramente ti mette a disagio fatte la barba, perché è troppo freddo, troppo. Invece la sotto zero è molto balsamica e te la gusti. Poi se ci abbini il Figaro, secondo me stai a cavallo. Vabbè, detto questo, amico mio, se vedete alla prossima, è stato un piacere come al solito, mi raccomando, stammi bene, buone sbarbate e buoni acquisti da Luca, e chiudo.